Ottimo. Ci Allora, intanto grazie. Qui devo fare, hai preso? Sì, preso. Perfetto, preso. Ti vedo stupendamente, sei in forma perfetta. Sì, Questi sì. occhiali ti donano moltissimo. Siamo in Sì. diretta e quindi vedete un Vabbè, ma po' io... quello che dovete Vabbè, dire, no, finora non abbiamo detto niente di Niente di sconveniente. sconveniente. Allora, grazie ancora Fausto per aver accettato l'invito a parlare, fare due chiacchiere con noi, un amico fraterno ormai, amico di Transform. E diciamo, abbiamo voluto cogliere l'occasione per augurarti buone feste Grazie. Ai tutti vostri a insieme. voi tengo moltissimo. Grazie, grazie, Grazie ancora a te. E con l'occasione, diciamo, facciamo anche un po' due chiacchiere su quello che è successo, sullo scenario nuovo, in particolare, diciamo, l'elemento principale su cui volevamo ragionare, un po' questo cambio di scenario dopo lo sciopero generale. E se c'è un cambio di scenario, innanzitutto, prima di tutto, ma soprattutto, diciamo, questo elemento di conflitto che era in parte inatteso, in parte atteso da tanto, e quindi l'opportunità che questo evento mette in moto qualche cosa, qualche sommovimento anche nel paese che sentiva da una parte la grande esigenza di una presa di parola del mondo del lavoro, presa di parola che avveniva e avviene su tante mille piccole forme, anche mille grandi battaglie come la GKN, come la Whirlpool, come tante aziende in crisi e delocalizzate, o come la frammentazione del lavoro precario. I dati di oggi si parlano di una ripresa straordinaria dell'Italia, ma una crescita del lavoro precario a scapito, diciamo, del lavoro con contratto, con fisso. E spesso sono le donne a pagare questa evoluzione del mercato del lavoro, quello che viene definito mercato del lavoro. E quindi c'è un'aspettativa e un'attesa, diciamo, di quello che può succedere. E quindi volevamo chiederti anche, no, ragionare con te, come la vedi tu, qual è la tua sensazione, che hai vissuto da dentro questo mondo per tanti anni e conosci, diciamo, le dinamiche e quello che, anche i meccanismi che sono interni al mondo del sindacato. Questa è la mia prima domanda, poi chiaramente mi seguiranno. Beh, è già questa molto impegnativa, non è che davvero molto impegnativa. E poi con una premessa che non, però non, davvero non è una linea di fuga. Il sindacato che io ho conosciuto, in cui ho vissuto per tantissimi anni, non è sufficiente per capire il sindacato oggi. È un'altra storia. È una storia totalmente diversa e quindi diciamo così. Anch'io devo dismettere l'abito del vecchio sindacalista, diciamo, almeno per la presunzione impossibile di una continuità del sindacato degli anni 70, il sindacato dei consigli, insomma, e questa creatura che è il sindacato del tempo della crisi, del drammatico tempo della crisi. Allora, il problema che io vedo più acuto è la sconnessione dei diversi piani. Adesso provo a enumerarli disordinatamente qualcuno, sono quattro o cinque, che sono piani in altri momenti, quella della stagione a cui ho fatto riferimento, assolutamente interconnessi. E la previsione che potevi fare di ciò che sarebbe accaduto risiedeva precisamente in questa connessione tra questi diversi piani, dentro cui il sindacato, allora autodefinitosi
soggetto sociale e politico, era il luogo della decisione ultima sullo sciopero, ma dentro un processo che rendeva prevedibile le modalità di convocazione del medesimo e i tempi di convocazione del medesimo. Questa cosa oggi invece non può essere così prevista, perché il sindacato, in questo caso CGIL e UIL, sono chiamati a decidere in solitudine. Cioè la decisione è tutta in capo al sindacato, in questo caso il capo al sindacato che ha promosso lo sciopero, il quale deve essere in grado di interpretare la dinamica di un conflitto che è tanto atteso quanto disordinato, destrutturato. Allora, vediamo i piani. Il primo piano è quello della realtà, che tu del resto hai descritto. Non rubo tempo su questo, perché metto il dito sull'essenziale. L'essenziale è una separazione, come mai si era conosciuto neanche nella storia recente, tra l'andamento della economia e lo stato di malattia della società. Tutti gli ultimi fatti lo confermano, questa separazione. Tu puoi avere una crescita del 6-7% del PIL, adesso non stiamo a riprendere la critica, abbiamo sempre fatto il PIL che non misura, facciamo stare. Una crescita che non ha nessun effetto di trascinamento sulle dinamiche sociali nel senso di un loro miglioramento. Nessuno. Di più, quando anche la crescita economica trascina una crescita del numero degli occupati, la struttura dell'occupazione addirittura risulta aggravata, perché questo trascinamento trascina con sé l'aggravamento delle condizioni di precarietà generale, e lo dico con sofferenza perché è un indicatore terrificante. Persino il numero dei morti sul lavoro. Quindi diciamo così, noi siamo di fronte ad una scissione che questa società capitalistica, questo nuovo capitalismo, il capitalismo della risposta alla crisi del Covid, sta avviando. La scissione tra l'economia e la società. Sembra, insomma, vi la ricordate tutti la formula della Thatcher, no? La società non è niente, l'economia è tutto, perfetto. Potrebbe essere, diciamo così, la parola d'ordine del governo Draghi. L'economia è tutto, e tutto viene misurato sull'economia, su questa economia, cioè appunto sull'economia di mercato, sull'economia capitalistica. Questo elemento produce quindi un aggravamento della crisi sociale, primo elemento. Secondo elemento, questa crisi sociale è lunga, strisciante. In questa crisi sociale, che è fatta dall'aggravamento della povertà, dalla precarizzazione, dalla mancanza di rappresentanza di tanta parte della popolazione lavorativa, eccetera, in questa, diciamo, condizione, in questa condizione, il conflitto non è cancellato, ma è disperso. Noi assistiamo a dei conflitti anche molto, tu li hai citati, molto qualitativamente rilevanti. La lotta del GKN in altri momenti sarebbe stata sugli scudi e avrebbe trascinato, indotto una discussione strategica generale sul conflitto. Prendo GKN perché è quella, diciamo, a questo punto più simbolicamente significativa, ma potremmo parlare della Whirlpool come di mille altre situazioni, come Caterpillar, eccetera. E ancora, fuori dalla lotta per la difesa dell'occupazione, che sembra essere una citazione degli anni 60, ci sono le lotte delle aree di lavoro che sembravano essere escluse dalla possibilità di agire il conflitto, cioè proprio dei rider,
la logistica, su cui Sergio Bologna ha scritto delle cose fondamentali, eccetera. Senza parlare delle esperienze sociali, degli immigrati alla scuola diciamo quella volontaria e gratuita. Quindi, ma questi conflitti, compreso lo sciopero generale, questo è un paradosso, compreso lo sciopero, sono conflitti isolati, tutti. Ripeto, compreso lo sciopero generale, non era mai accaduto. E anzi, devo dire che contrariamente a tutti i corvi, qui sì mi avvalgo della mia esperienza di vecchio sindacalista, questo era uno sciopero difficilissimo. La presenza nelle piazze è stata l'elemento più significativo, perché quando tu hai una difficoltà straordinaria per lunga sottrazione al conflitto delle dotazioni necessarie perché si possano disporre sia politicamente che sindacalmente, tu hai i lavoratori che misurano, tanta parte dei lavoratori che misurano la perdita del salario indotta dallo sciopero rispetto alla possibilità di ottenere un risultato con lo sciopero. Se ci intendiamo tra di noi, ci intendiamo. Questo è uno sciopero di testimonianza, cioè testimonia che io ho capito in che contesto di classe sto e riprendo la via del conflitto. E per definizione sarebbe uno sciopero di avanguardia, per definizione, che è diventato di più ed è una cosa importante. Ma insisto, la sua sorte non è diversa da quella del GKN, perché anche lui è isolato. Terzo elemento, il sindacato. Il sindacato confederale ha nuotato nel conflitto come un pesce nell'acqua quando è stato protagonista. La sua accettazione crescente di stare nel gioco del quadro istituzionale per difendere i lavoratori, naturalmente, ma sostanzialmente non credendo o deprivandosi del conflitto come elemento fondativo del suo potere contrattuale, qui stiamo parlando di tendenze decennali, cominciano dalla concertazione, quindi diciamo storia lunga, non è? Quindi questo sindacato in queste condizioni fa un'operazione importante. E come si trova? Si trova per la prima volta nella storia del paese senza una consistente parte politica a suo sostegno. Consistente, cioè, io, siccome sono uomo di minoranza, sapete quanto apprezzo anche il fatto che uno solo dica sono d'accordo con lo sciopero. Tanto più poi sia un partito, anche più piccolo, ma per me è importantissimo che dica sono d'accordo con lo sciopero. Detto questo, tuttavia, rimane il fatto che per la prima volta nella storia del paese la CGIL, per un momento dico la CGIL, poi ci arrivo, sciopera in solitudine politica. Cioè come certificando che la sinistra politico-istituzionale è morta. È morta davvero. Però insomma, se c'era bisogno di una certificazione, eccola qua. Paradossalmente, l'unità sindacale che si forma nello sciopero tra CGIL e UIL sembra riecheggiare un'antica latitudine politica, cioè quella della sinistra politica. Paradossalmente, lo dico paradossalmente, cioè la sinistra politica è morta e in realtà l'alleanza elettorale che si forma è quella che un tempo sarebbe stata chiamata l'alleanza tra la CGIL dei comunisti e dei socialisti e la UIL dei socialisti. Non c'è. Queste definizioni non si possono fare perché non ci sono né gli uni né gli altri. Resta il fatto che questo sindacato, questa parte del sindacato, ha scelto la via dello sciopero, misurando così la sua solitudine nel mondo politico e però anche la sua, seppure difficile, riconoscibilità quando agisce il conflitto. Quindi siamo già a tre. La situazione.
il conflitto nell'isolamento, il sindacato nella solitudine. Quarto elemento, tutto ciò che è in termini di rabbia, di protesta e di rancore che non si esercita perché ancora non può esercitarsi, ma che serpeggia nelle opinioni correnti di una costruzione, di una reazione che insieme è sociopolitica, di tanta parte di popolazione, adesso mi lasciate fare una grossolanità, che ha deciso di protestare non votando, raggiungendo quasi la metà della popolazione elettorale, e sta in una condizione di opposizione latente nei confronti del governo e della politica istituzionale. Latente vuol dire che non è in grado ancora di esprimersi, non ha trovato i canali dell'espressione, ma chiunque abbia occhio, orecchio, attento, sente questo rumore di fondo, questo rumore di insofferenza che, tengo a dirlo, può andare tuttavia in tutte le direzioni politiche. Non è detto che possa essere naturaliter canalizzato nella stessa direzione del conflitto di lavoro, perché questo è un conflitto sociale, non un conflitto di lavoro. Fine di questa, come qui, di questo canto a favore dello sciopero. Lo sciopero in questa condizione di solitudine, tuttavia, continua ad essere un messaggio minaccioso per le classi dirigenti. Lo si vede dalle sue reazioni. Cioè, non c'è mai stato un coro così generale contro lo sciopero come quello che abbiamo visto questa volta. E non abbiamo mai visto un governo fottersene così tanto dello sciopero, il che però vuol dire che lo teme. Non vuol dire che se ne disinteressa, vuol dire che lo teme. Del resto, voi ricordate che fu proprio Draghi, in un discorso di qualche mese fa, a sostenere una tesi storicamente totalmente infondata, ma molto, come si può dire, molto in grado di indicare la sua cultura e la sua volontà politica. Quando ha detto: l'inizio del declino dell'Italia, dopo la grande promessa degli anni 60, incomincia quando in Italia con il conflitto vengono messe in discussione le relazioni industriali. Cioè, il nostro primo ministro sta dicendo così che l'elemento, diciamo, produttore della crisi lo è anche quando conquista lo statuto dei diritti dei lavoratori, la riforma sanitaria, la riforma delle pensioni, la civilizzazione dei rapporti sociali, eccetera, no? Fino a convergere, ad allearsi con le lotte per i diritti civili sul divorzio e l'aborto, malgrado queste conquiste, secondo Draghi, questo conflitto sarebbe in realtà regressivo perché mette in discussione il paradigma fondamentale della crescita e dell'accumulazione. Quindi lo teme, è temuto. E allora, proprio meno non so dire altro, perché la parola torna al sindacato, non si scappa. In questa condizione la parola torna al sindacato. Perché se è giusta la mia analisi della segmentazione dei piani e della non connessione tra di questi, lo sciopero può essere non un elemento trascinante, ma un elemento che intanto mobilita una parte significativa di quella che dovrebbe essere la coalizione sociale. Io, quando ho visto lo sciopero, ho pensato alla parola d'ordine, la più interessante parola d'ordine lanciata dalla CGIL di Landini, purtroppo poi fallita o abbandonata, cioè quella della coalizione sociale. Ecco, io penso che oggi dovrebbe essere rimessa all'ordine del giorno, dopo lo sciopero generale, dal CGIL e UIL, la creazione della coalizione sociale. Ci vuole un elemento, come dire, attivo in questa direzione, che dia continuità, che non faccia considerare questo sciopero o un'eccezione o peggio un espediente per guadagnarsi una qualche riconoscibilità da parte del governo. Ma proprio spostare l'asse, rimetterlo in questo circuito. E per rimetterlo in questo circuito, ho finito davvero, vorrei ricordare che il lavoro riacquista un posto
decisivo. Negli Stati Uniti d'America, chi ci ascolta lo faccia uno sforzo di leggere quello che circola pochissimo ancora in questa direzione, sta rinascendo il sindacato dei lavoratori. Ci sono, se voi sapete che le procedure per legittimare il sindacato in un'azienda sono complicate negli Stati Uniti d'America. In una piccola realtà di Amazon, contro il massiccio intervento di Amazon che temeva il riconoscimento del sindacato, in una realtà di piccole decine, centinaia di lavoratori, ce l'hanno fatta. E sono numerosissimi i casi in cui rinasce con queste proprio procedure di riconoscimento dal basso il sindacato. Perché? Ma perché il lavoro è con tutta evidenza ormai un ventre molle troppo drammaticamente compressivo della vita dei lavoratori, terribilmente compressivo. Adesso finisco con un numero. Negli ultimi 30 anni, ci dicono le statistiche, il salario degli italiani, anzi, scusate, le retribuzioni dei lavoratori italiani perdono il 3,90%, il 2,90%, il 2,90%. Contemporaneamente i lavoratori tedeschi hanno un incremento del 33% e i francesi del 31%. La questione salariale è una questione decisiva della complessa azione di redistribuzione della ricchezza. La redistribuzione della ricchezza contro, diciamo, la povertà e contro la disuguaglianza è obiettivo della coalizione sociale. La rivalutazione del salario, gli stipendi e delle pensioni è specifico sindacale, che può diventare una leva importante di tutta questa operazione. Se l'ho fatta troppo lunga, vi chiedo scusa. Assolutamente, grazie. Molto interessante, come sempre, le tue analisi e i tuoi spunti di riflessione. Io non sono solo, come sono alcuni membri della redazione di Trust, ma qui do subito la parola a Nicoletta Pirotta. Sì, intanto ringrazio Fausto Bertinotti che come sempre aiuta a capire di più la realtà in cui viviamo. In parte ho già risposto alla domanda che volevo fare, ma provo comunque a porla. Io volevo fare una domanda proprio sullo strumento dello sciopero in sé, perché lo sciopero generale in particolare è stato uno strumento potentissimo per il movimento operaio che ha saputo rendere possibile ovviamente l'ottenimento dei diritti all'interno dei luoghi di lavoro, ma anche porsi come strumento politico. Penso per esempio allo sciopero generale durante il fascismo, insomma. Quindi, come dire, è stata un'arma veramente potente. All'interno del modello degli ultimi 30 anni, però, basato su scarsi investimenti e su una diffusa precarietà, il sindacato non ha saputo frenare questo processo, anzi, in qualche parte, in particolare il sindacato confederale, ha assecondato questi processi, rinunciando ad una prospettiva conflittuale. Questo ha svuotato ovviamente un po' di significato lo sciopero stesso. Quindi questo sciopero generale che abbiamo appena vissuto certamente è stato importantissimo e ha contribuito a rimettere in moto forse una dinamica conflittuale, anche perché ha rotto quella pax draghiana di cui veramente non se ne può più. Contemporaneamente però, per le modalità con cui è stato lanciato, anche per le modalità con cui è stato sostenuto, non parrebbe dare adito a credere che ci possa essere un cambio di strategia, quantomeno cioè quantomeno veloce. Ecco, contemporaneamente però, ed è qui la domanda, altre realtà, altre soggettività, pur se dispersi, come dicevi tu Fausto, penso in particolare allo sciopero globale femminista e allo sciopero per il clima, ripongono lo strumento sciopero, riempendolo però dei significati che vanno al di là di quelli che ha avuto lo sciopero inteso sempre all'interno dei luoghi di lavoro. Lo sciopero globale femminista,
come dire, pone il problema di superare la distanza fra posto di lavoro e società, entra persino nelle case, pone l'assoluta necessità di superare la distinzione tra lavoro produttivo e riproduttivo, parla della necessità di pratiche fondate sulla cura. Nello stesso momento lo sciopero per il clima non soltanto denuncia i danni sull'ambiente e sul clima che il capitalismo ha fatto, ma addirittura propone di sradicare il sistema. Allora mi domando, all'interno di una risignificazione dello sciopero che ovviamente ridia il suo carattere conflittuale allo strumento stesso e per generalizzarlo, come propone giustamente il collettivo della CKN, queste forme di sciopero un po' diverse fra loro possono, secondo te, essere d'aiuto e, come si può dire, sostenere questa risignificazione dello sciopero stesso? Grazie. Grazie a te, Nicoletta. Io credo di essere molto d'accordo con l'ispirazione che tu proponi. Ti sottolineo semplicemente, diciamo, il problema che si pone su tutti i lati della questione sciopero. Intanto, come tu dicevi giustamente, noi abbiamo, adesso purtroppo veniamo da un clima di pace sociale subita, che come tu dicevi ha prodotto degli effetti devastanti anche sul terreno della soggettività e culturale. L'ultima fase in cui lo sciopero, diciamo così, ha avuto un carattere ascendente, è stato quello del sindacato dei consigli. E non casualmente era uno sciopero intrinsecamente politicizzato. Cioè, la politicizzazione dello sciopero nella stagione dei consigli non era una dichiarazione giustapposta allo sciopero stesso. Ho visto che Landini ha risposto correttamente, echeggiando una risposta di Claudio Sabatini quando era segretario della FIO: sì, questo è uno sciopero politico. È vero, va riconosciuto, sono lieto di riconoscerlo. Tuttavia, è uno sciopero politico perché così lo dichiari, ma non è intrinsecamente politico. Cioè, dal punto di vista della sua motivazione, lo sciopero ha al centro una giusta, sacrosanta ragione redistributiva. Sostanzialmente uno sciopero difensivo, questo voglio dire. Ora, anche qui, io le credo che le strade della politicizzazione non sono sempre le stesse. Pensate alla storia dello sciopero generale semplicemente nel paese, senza andare a Sorel, la storia del paese. Cos'è stato lo sciopero generale che ha accompagnato l'occupazione delle fabbriche a Torino e cosa non lo è stato nel rifiuto, diciamo così, di trasformarsi in un'operazione insurrezionale, come chiedevano non dei pazzi estremisti, ma gli ordinovisti che con Gramsci e Tasca stavano, diciamo, e Terracini sulla frontiera dell'occupazione delle fabbriche. E poi cos'è stato negli anni 50 dei governi centristi e della repressione scelbiana e della repressione della fabbrica? Spesso scioperi di minoranze. Adesso non vi voglio rubare tempo, ma c'è un episodio nella storia torinese che è stato sempre, come dire, paradigmatico, che è lo sciopero dell'inizio degli anni 60, proclamato dalla sola CGL, FIOM CGL, e che fallì. Credo che su 50.000 lavoratori e 1.000 fiori scioperarono poche centinaia di lavoratori. E che addirittura fu oggetto di un editoriale di Palmiro Togliatti sull'Unità che criticava la decisione dello sciopero, sostenendo la tesi che si proclamano soltanto gli scioperi che riescono. E qualcuno, secondo me uno dei maggiori dirigenti sindacali che abbia mai conosciuto, gli fu chiesto di allontanarsi dalla direzione torinese del sindacato, appunto perché qualcuno doveva pagare quello sciopero fallito. Un anno dopo c'è stata la riscossa operaia.
la straordinaria riuscita che lo sciopero del 62 a Torino, che abbia la fase completamente diversa. Questo per dire una cosa a cui tengo molto. Uno sciopero non si misura soltanto dal suo successo quantitativo, ma di che cosa interpreta, che cosa cioè è in grado di individuare per oggi e anche per domani. Ma tu proponi un tema ancora più stringente e citi due tipologie di sciopero, proponendo una dilatazione che mi sembra interessante della stessa nozione di sciopero, che è lo sciopero globale femminista da un lato e lo sciopero per il clima dall'altro, che appunto chiedono un allargamento della latitudine della nozione stessa di sciopero, perché se fosse misurabile soltanto nei suoi termini classici di sottrazione allo sfruttamento intrinseco al lavoro capitalistico, non sarebbero misurabili. Ma che cosa dicono, secondo me? Cosa dicono? Dicono che in due cose. Uno, che oggi ognuno è solo quando intraprende il cammino. È lo sciopero classico, tradizionale del sindacato, e lo sciopero globale delle femministe. Basta diciamo uscire dal campo in cui si cimenta e vai in un qualsiasi luogo dove non è arrivata questa testimonianza per vederne la distanza. Lo stesso vale per quello del clima. Allora, il problema della politicizzazione del conflitto, secondo me, è essenzialmente la capacità di stabilire una connessione tra questi diversi terreni del conflitto. E una connessione sia pratico, cioè una protezione, una connessione sociale, cioè nel momento in cui scioperi, io sarei per delle cose proprio elementari, quello della solidarietà, scioperi tu, allora ci sto anch'io. Non lo so, perché l'hai fatto tu e ci sto anch'io. E su una reciprocità che intanto indica non la risoluzione del problema, ma il bisogno di risolvere un problema, che poi secondo me non trova definizione migliore che la coalizione sociale. Quindi, per rispondere a Nicoletta, io penso che la politicizzazione del conflitto e dello sciopero generale si costruisca per mille modi, ma essenzialmente, prioritariamente, nella ricerca delle connessioni tra i diversi terreni sui quali si produce una critica pratica al capitalismo del nostro tempo, al modello del capitalismo e al primato del mercato del profitto. Cioè, quei diversi campi che muovono processi critici, di cui lo sciopero, diciamo così, continua a essere un elemento distintivo, secondo me ottiene la sua politicizzazione per via di socializzazione del conflitto. Grazie Fausto. Grazie a te. Grazie a Nicoletta. Grazie ancora Nicoletta. E l'ultima, diciamo, domanda è divisa in due, perché abbiamo Franco e Roberto che insieme si uniscono, uniscono le forze per porti l'ultima questione che vogliamo sottoporti. Prego Franco e poi Roberto. Sì, ne approfitto per solo di passaggio una citazione a proposito degli Stati Uniti, perché c'è stata una rivista online, ha pubblicato un dialogo fra Noam Chomsky, Alexandria Ocasio-Cortez, due figure che come generazioni e come formazione anche stanno quindi un po' distantissime l'uno dall'altro, che parlavano appunto della situazione sociale negli Stati Uniti e sintetizzavano in una frase abbastanza, un concetto abbastanza indicativo, perché dicevano: in tutto questo periodo la lotta di classe è stata fatta da una parte sola, adesso cominciamo a farla anche dall'altra parte, almeno si fa in due. E io volevo un accenno alla questione, alla dimensione europea. Adesso, senza farla troppo lunga, mi pare che in questi, diciamo, 20 anni, non faccio una storia completa ovviamente, ci sono state delle oscillazioni
fra il privilegiare la dimensione nazionale e il privilegiare la dimensione sovranazionale, transnazionale o anche specificamente europea, per dire due momenti diversi. Uno è quello del movimento altermondialista dell'inizio del 2000, no? Che ha spinto verso il superare le frontiere nazionali del conflitto sociale, e poi un momento che ha aperto una fase invece diversa, la sconfitta di Syriza al governo nello scontro con la Commissione europea. Ecco, e che ha portato invece a ripensare all'idea che solo la dimensione nazionale consentisse di riportare un equilibrio fra capitale e lavoro, mentre la dimensione europea fosse inevitabilmente perdente. Ora, a me pare, qui la questione che pongo, che diciamo in quest'ultima fase si stia entrando in una dimensione un po' diversa, una riflessione un po' diversa. Questo credo per due ragioni, questa è la mia impressione. Da un lato che i problemi oggettivi, molti problemi oggettivi si dimostrano non risolvibili nella dimensione nazionale, pensiamo al cambiamento climatico, ma anche altri, la stessa vicenda del Covid, quindi non possono essere rinchiusi in uno stato nazionale. E nell'altro, l'altro elemento è che in realtà la chiusura all'interno dello Stato nazionale ha rafforzato le spinte reazionarie, le destre sovraniste, che hanno spostato il terreno dal conflitto sociale, non solo con la proprietà del lavoro, ma anche dei movimenti sociali, invece fra nativi contro migranti, oppure la mia nazione e i miei interessi economici contro i tuoi interessi economici, che sia di paesi meno sviluppati o paesi più sviluppati. Mi pare che in questo momento, anche per i cambiamenti di orientamento politico e alcune differenze delle classi dirigenti a livello europeo, che si riapra il tema di un'azione politica che non può essere chiusa dentro lo Stato nazionale e che va portata in una dimensione più ampia, come quella europea, pur sapendo le cose che sappiamo dell'Unione Europea, della Commissione, eccetera. Questo è un po' il tema che io volevo porre. Grazie. Io integro anche... sì, la seconda parte, te la faccio molto rapida, Fausto, anche perché ti chiedo proprio, diciamo, un contributo. Stanno discutendo anche sull'onda della spinta dei sindacati, dei movimenti, due direttive, una sul salario minimo, una direttiva europea per il salario minimo, e un'altra sulla questione dei rider, dell'inquadramento dei lavoratori delle piattaforme e anche della contrattazione degli algoritmi. Io penso che sia giusto starci dentro con grande determinazione, non in termini di accompagno, ma di forzatura, e ti dico qual è il terreno secondo me della forzatura, e ti chiedo proprio anche un punto di vista tuo. Cioè, io penso che noi dovremmo provare a determinare un livello di definizione del salario minimo europeo, minimo e dignitoso, a livello europeo e non solo come indicazione per i singoli stati membri, accompagnato sia da una forma legislativa ma anche da una forma di livello contrattuale europeo. E qui ci vedo anche il nesso con la questione delle piattaforme, perché per la prima volta sarebbe una direttiva che definisce un ambito lavorativo come quello dei lavoratori delle piattaforme a livello europeo, nella loro figura giuridica, lavoratori dipendenti a meno che tu non mi dimostri altro, e anche nella loro contrattazione rispetto agli algoritmi, che sai quanto sono importanti. Ecco, insomma, la mia idea è provare a forzare il livello europeo di questa questione. Grazie, Roberto. A questa di Roberto dovrebbe rispondere Roberto, che ne sa più di me, ma insomma, vabbè, cioè, facciamo questo gioco. Partirei dalla cosa che ha detto Franco e dall'osservazione, diciamo, chomskiana, che, diciamo, si mette sulla scia della famosa per noi formula di Gallino del rovesciamento del conflitto di classe, e che dice sostanzialmente forse ricomincia, se non proprio il rovesciamento del rovesciamento, anche, diciamo, la contrapposizione. Diciamola semplice, ricomincia il conflitto di classe, tradizione classico. E secondo me ha ragione. Appunto, il punto è che ricomincia per strade sconosciute,
ma ricomincia. Allora, Franco, ti dovrei rispondere in maniera molto complicata e complessa, ma simbolicamente, se io fossi Landini, non lo so, ma se io fossi Landini, prenderei un aereo e andrei a incontrare il capo dei sindacati americani. Domani. Poi arriverò alla dimensione europea di cui giustamente avete fatto riferimento entrambi, in particolare. Ma io penso che noi addirittura dobbiamo allargare altro che nazionale. Proprio in questa, diciamo, noi non ci siamo caduti, non ce l'abbiamo fatta opporci, ma in questa trappola dello scalare dalla dimensione europea a quella nazionale, convinti che così si sarebbero difesi meglio gli interessi popolari di classe, ma questa cosa per fortuna non ci abbiamo mai creduto, poi non abbiamo avuto la forza di un'alternativa. Adesso la prova è evidente che non solo la dimensione sovranazionale europea pur cosa, ma la direzione atlantica, questa volta proprio in senso di critica al capitalismo occidentale, si propone come il terreno di riscoperta di un conflitto. Guardate che lo annunciava già l'elezione di Biden, no, per il tipo di coalizione che si era formata vincente. E non ha importanza, ha importanza tantissimo, ma non da questo punto di vista se domani perderà. Perché quello che si è radicato lì è un rapporto tra la politica e il conflitto. Tra la politica e il conflitto. E non stiamo parlando di formazioni come piacerebbero a noi, politiche. Stiamo parlando del Partito Democratico Americano, dentro i quali tuttavia si è aperto un vacco, come si vede. Tutti e due i lati, tanto che oggi un deputato democratico può impedire, almeno parzialmente, il passaggio della grande operazione degli investimenti sociali di Biden, ma al contrario si riapre una frontiera di scontro sociale e sindacale. Allora, appunto, se dopo uno sciopero generale qualcuno si muovesse su questa direzione internazionale per dire almeno che forse tornare a pensare a un sindacato internazionale tendenzialmente mondiale, ma intanto per grandi aree, europea prima, atlantica poi, e vada avanti, è una condizione ormai indispensabile. Sul terreno più propriamente diretto che avete proposto entrambi, quello europeo, secondo me, sapete bene, io penso che questo sia uno dei maggiori deficit che noi oggi soffriamo. Cioè che quando si accende un conflitto in un paese, rimane sostanzialmente chiuso in quel paese. Ed è veramente una cosa drammatica. È successo per i Gilets Jaunes. Succede ogni volta che si produce un grande conflitto. Adesso Roberto, come solito giustamente, avanzava i terreni di intervento precisi. Ora, non credo che siamo in disaccordo. Io penso che il sindacato dovrebbe essere aiutato a dismettere una gelosia nei confronti dell'intervento legislativo, che aveva tutta la ragione di esistere in presenza di una contrattazione pressoché universale nell'area interessata, cioè in quel paese pressoché universale. E anche in quel caso, tuttavia, vorrei ricordare, una grande battaglia politica della sinistra classista per rivendicare l'intervento legislativo sullo statuto dei diritti dei lavoratori, contro la tesi di una parte significativa della CISL, quella della scuola di Romani, che la riteneva un'ingerenza inaccettabile. Figurarsi oggi che tu hai aree poderose in cui non arriva la contrattazione. Ma come diavolo ti viene in mente di non avere un'iniziativa forte sul salario minimo? Ma come ti viene in mente? Io francamente, tra le tante cose che io trovo sconcertanti, è che il sindacato non si avveda di una cosa così elementare, che un terreno elementare di unificazione è il salario minimo. Elementare. È come se tu costruisci in qualche modo un plafond sulla base della quale ti muovi. E più questo plafond è largo, meglio è. Se
la dimensione nazionale, poi arrivare a quella europea, dove peraltro c'è un'attenzione maggiore che in Italia a questa tematica. Come dice Roberto, guardiamolo criticamente, ma criticamente guardandolo, lì è all'ordine del giorno, come sulla vicenda dei Raider, e qui non lo è. Quindi diciamo, ci avresti persino una ragione di opportunità a scalare la dimensione europea su questo punto. Solo che la cosa che propongo a tutti voi è che questo davvero sarebbe il terreno di ingaggiare per come si può, ma da tutte le postazioni, una battaglia politica, veramente. Il terreno del salario minimo deve diventare una delle priorità. Il sindacato va incalzato fortissimamente. A me sarebbe piaciuto che nelle manifestazioni, nelle grandi piazze, ci fossero striscioni e cartelloni che rivendicano, perché si fa anche nei confronti del sindacato la battaglia politica dal basso e dall'alto, dal basso e dall'alto. E questa, secondo me, è una cosa assolutamente decisiva. Tra l'altro, come si vede sulla questione dei rider, l'apertura europea, non fatemi essere troppo apologetico di questa Europa, ma l'apertura europea arriva a un punto dove sembrava solo qualche mese fa non si potesse giungere legislativamente, cioè il riconoscimento del carattere dipendente del lavoro in quelle condizioni a meno di prova contraria. Vi ricordate che la tesi secondo cui sì, accettiamo la condizione che sono lavoratori autonomi e poi costruiamo una diga, delle forme di cose, perché sembrava invalicabile quel confine. Ora viene valicato almeno concettualmente. Allora bisognerebbe buttarsi, proprio buttarsi. Torno all'inizio di questo nostro discorso. Quando ti dici sciopero generale e dopo, anche se so le resistenze del sindacato, andrebbero incalzati proprio su questi terreni, anche su questi terreni. Cioè, come dire, non per sottrarli al confronto spunto col governo necessario, appunto come è stato detto da tutti voi, ma per avere anche una dimensione che consente quel impegno per la socializzazione del conflitto, che è l'elemento fondamentale per uscire dall'isolamento. Cioè, non credo che qualcuno pensi che domani lo schieramento politico-istituzionale possa allargarsi a favore del conflitto, non credo, ma invece possono aumentare le connessioni tra i diversi reparti del conflitto sociale. E io credo che, adesso per stare sull'ultima cosa che diceva Roberto, proprio queste due questioni, cioè una è il salario minimo e l'altra la condizione dei rider dalla condizione contrattuale di dipendenti fino alla contrattazione dell'algoritmo, cioè appunto la nuova frontiera, è secondo me un terreno di lotta politica di oggi, ecco, è quello che secondo me bisognerebbe fare oggi. Grazie Fausto, veramente. Grazie a voi, grazie a voi. È sempre un grande piacere scambiare due chiacchiere. Anche voi che siete molto cari, poi mi aiutate, aiutiamo tutti a pensarci un po'. Sì, è vero. Grazie, è vero. Buon lavoro. Auguri ancora. Tantissimi auguri. Tutta la famiglia. Grazie, grazie davvero. Sicuramente a presto. Più ringiovaniti l'anno prossimo. Classicamente, buon Natale a tutti voi, ai vostri cari e un anno nuovo socialista. Grazie a voi, anche a te. Grazie a tutti. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao a tutti, ciao Nicoletta, ciao Franco, ciao Roberto, ciao a tutti. Abbiamo un conduttore straordinario. Finisco con le lodi al conduttore, così come ho cominciato, da quelle fisiche a quelle politiche. Così non basta così, basta così. Troppe lusinghe, troppe lusinghe. Ciao. Ciao.